Salve a tutte e tutti, bentrovati ancora una volta nell'edicola di Sant'Enchan e partiamo con questo giornale, Back to the Past, Corriere della Sera, sabato 8 settembre 2001. Perché tutto si ripete, anche le notizie. Ci abbiamo l'avvocato prevede la ripresa non prima del 2002. Fazio più ottimista, che non è quello di Sanremo. Tesoro, siniscalco al posto di Draghi, cioè poi si vedrà che cambio sarà stato. Riforme subito per rilanciare l'economia, ecco, anche nel 2001. Tanto per cambiare. L'invito di Agnelli: rendere più flessibile il lavoro e rivedere il sistema pensionistico. Agnelli, pace all'anima sua, è morto. Giovanni Agnelli, credo. Hanno reso il sistema molto più flessibile perché hanno permesso alla Fiat di scappare via d'Italia senza rendere conto dei contributi gratuiti che gli hanno dato per più di 10 anni. Insorgono i sindacati, come sempre insorgono, e poi i timori di recessione affossano tutte le borse, come sempre. Poi hanno dei rimborsi. Wall Street perde il 2,4%. No, gli investitori a Wall Street perdono il 2,4%. Wall Street è una piazza di scambi. Piazza Affari ai minimi da 3 anni. Che novità, anche adesso starà ai minimi da 14 anni, perché questo è del 2001. Previsioni di crescita. Bella illustrazione, la vignetta. Leggo solo i titoli, magari, perché mercati più incerti, dubbi anche dagli USA, risparmiatori e mal d'azzardo. Bassolino AIDS, così ci condanniamo da soli all'estinzione. E non solo, perché poi dal 2001 è venuto il PD, cioè si sono estinti i DS, i democratici di sinistra, si sono estinti. Poi hanno fatto il PDS e si stanno estinguendo di nuovo. Se non fosse per questo inciuccio bestiale che c'è. Dobbiamo tornare a essere un partito necessario. Necessario a che? A Berlusconi. Altrimenti ci condanniamo da soli all'estinzione. E si vede che non ci sono riusciti a estinguersi. Antonio Bassolino, presidente diessino della regione Campania, interviene nel dibattito sul congresso della Quercia, perché c'era ancora la Quercia, la Margherita, il girasole, l'olivo. Sono rimasti tutti come dei broccoli. Assurdo un vertice con D'Alema, presidente, Fassino segretario, Violante capogruppo. Poi l'hanno fatto come il PDL o PD, l'hanno fatto come il PD dopo, quindi era assurdo come PS, è stato viabile come PD. I governatori del Polo: sia il referendum sul federalismo. Il governo: rapine in villa, arresti più facili. Certo, perché ci sono sempre più rapine in ville, è facile arrestare qualcuno. Protezione civile rivoluzionata, licenziato Barberi. Poi più tardi licenzieranno anche altri, addirittura forse la scioglieranno la protezione civile dopo il 2001. Lucio Battisti,
in un CD. Appello online. Ospitatemi per un giorno e gira il mondo. Mostro 500 milioni dal SISDE per coprire i mandanti. Suicida nell'attesa del trapianto. Iraq, paura dopo la sconfitta con l'Iran nel calcio. Come se in Iraq ci avessero qualcosa di meno preoccupante di cui occuparsi. Poi l'ottimismo di Fazio, la ripresa più vicina, ottimismo nel 2001. E poi invece è venuto l'affossamento nel 2008. Il governo è stabile, ora l'Italia servono riforme. Lo dice proprio Giovanni Agnelli. Ora servono riforme, il governo è stabile. O le riforme non sono arrivate a tempo, o il governo non era stabile, oppure lo hanno destabilizzato, perché poi se ne sono andati d'Italia. Non so. Se il governo è stabile. Il miracolo si allontana, più consensi al partito dei pessimisti. Al convegno di Cernobbio, meno di un imprenditore su due crede in un tasso di sviluppo tra il 2 e il 3%. Questo nel 2001. Adesso non credono neanche a un tasso di sviluppo vicino allo 0,1%, tanto per dire, in 13 anni le cose come sono cambiate, no? Che bello ritornare nel passato per vedere che nulla è cambiato. Vertice FAO non decide solo l'Italia. Infatti, l'Italia non decide. Scajola, sosteniamo tutte le forze dell'ordine. Gli scontri di Genova. Il ragazzo col giubbotto, molti carabinieri agitavano le pistole. Referendum, lo strappo dei governatori. Arresti più facili contro i rapinatori delle ville. Sarà estesa la legge sulla violenza negli stadi. Lombardo-Veneto, la banda colpisce ancora, famiglia sequestrata. Parte da Milano la nuova offensiva dei clan delle Mercedes. Io so che sono aumentati le rapine nelle ville violente, e quindi che notizia è quella del 2001? Il pugno di Lukashenko sulla Bielorussia. Il presidente si prepara a vincere le elezioni di domani, accusa l'Occidente di complottare per rovesciarlo. Poverino, la piccola repubblica ex sovietica ha mantenuto statalismo e KGB, ma è considerata da Mosca un avamposto strategico. E adesso invece c'è con Ucraina il problema, no? Dal 2001 le cose sono cambiate, cioè sono cambiate per il meglio, nel senso che sono peggiorate di molto. Hanno azzerato la protezione civile nel 2001, poi lo rifaranno, lo rifaranno. L'Europa chiede scusa per lo schiavismo, ma ai paesi africani non basta, nessun accordo sul Medio Oriente, negoziati a oltranza. Bossi, la Lega organizzerà l'Immigration Day. Ancora organizzavano qualcosa. Mostro mezzo miliardo del SISDE per coprire la setta. Firenze, la procura chiederà gli atti ai servizi, tra i mandatari insospettabili forse un ex ambasciatore. Mi ha aggredito, l'ho uccisa. Cronaca nera. A volte mi chiedevo perché comprare il giornale.
Tesoro, esce che Draghi arriva a Siniscalco. Voi avete notato la differenza in tutto questo tempo? No, non dico a quelli che hanno adesso 14 anni, che nel 2001 avevano un anno, o quelli che hanno 13 che non erano nati, ma quelli che hanno vissuto questo periodo, magari che avranno 30 anni, 20 anni. Avete notato nessuna differenza tra Draghi e Siniscalco? Adesso ce ne sarà un altro. Pirelli Telecom è un gruppo sano. La notte con cui un bambino divenne Scarmeta. Cinema. Era la tavola tra i brevi musulmani. Viene il calcio. Zeman accusa, sono molti calciatori dopati. Chi imbroglia non dovrebbe più partecipare. I giocatori sanno cosa prendono e perché. Non si dovrebbe più giocare a calcio in Italia. Famiglia e morte, la camorra di Capuano. Uno direbbe, il giornale vecchio parla di cose che non esistono più. Vediamo se ci facciamo questo. Flessibilità, Tremonti accusa la CGIL. Le due barbe di Bismarck. La Cina dei sogni perduti. Discutiamo invece di contare le tessere. Giovanni Berlinguer. Già nel 2001 volevano contare le tessere. Adesso alle ultime interne hanno voluto chiudere il tesseramento in forma compulsiva. Quindi non è una notizia nuova quella che hanno voluto proibire il tesseramento compulsivo ultimamente. Già nel 2001 i DS, che erano PDI, mi sembra, avevano il problema del tesseramento compulsivo. Il partito deve essere rivitalizzato, ringiovanito, rilanciato. Quante volte è invecchiato dal 2001? Hanno cambiato anche di sigle. E io mi sono impegnato a farlo, dice Giovanni Berlinguer in un'intervista al Corriere. Basta concorrenti e divisioni, aggiunge il candidato alla segreteria dei DS. Si contino meno le tessere e si discuta di più. È il mio assillo. Continuerà a essere il suo assillo, perché ultimamente anche il PD, come il DS, come la Quercia, la Margherita, l'Ulivo, la Betulla, il Gelsomino, il Biancospino, i funghetti trifolati, ha proibito il tesseramento compulsivo. Si scriveva a chiunque, magari anche del PDL. Pista nera per la bomba a Venezia. Non so perché gli mettono un riquadro della la ragazza madre diventa principessa. Scontri a Genova, il dossier della polizia, tutte bianche responsabili dei cortei violenti. Doppio agguato in Israele, strage tra militari e coloni. Farmaci anticolesterolo, muore una donna a Roma. Tremonti sul lavoro, Cofferati e reazionario. Scuola, i sindacati sfidano la Moratti. Vi ricorda nulla? Anche adesso le stesse rogne, 13 anni dopo del 2001. Il leader CGIL, obiettivo del governo è di tagliarci fuori. Invece no, 13 anni dopo si sono tagliati loro fuori. Intellettuali e scienziati sul classico, fondamentale se resta al passo con i tempi. Farmaci anticolesterolo, vabbè, la donna che è morta, poraccia. La
La pubblicità dei medicinali all'esame della commissione UE, ma sarebbe un vero disastro. Venezia, indagati due estremisti di destra. Pista nera per la bomba al tribunale. Perizia sui vestiti, si cercano tracce d'esplosivo. La bomba contro la Lega a Padova, messaggi da BR e Falange Armata. Berlinguer, confrontiamoci invece di contare tessere. Invece no, continuano a contare tessere. Quale politica? Il mio cliente non c'entra. Tutte bianche, responsabili degli incidenti. Cinema, sgravi fiscali a chi investe. Adesso chiudono le sale. Doppio attacco, strage di militari e coloni. Era ancora vivo Rafat nel 2001. Brigata Sassari pronta al disarmo dei ribelli. In Macedonia, perché c'era ancora conflitto in Macedonia. Ironia dei britannici sull'arrivo scaglionato in Macedonia. I nostri replicano, siamo operativi. Brucia residence Alveare, due vittime. Le fiamme provocate da una fuga di gas. I testimoni urlavano in modo straziante. Anche adesso succede, no? Bimbo travolto si consegna al pirata. Non l'ho fatto apposta. Cuore colpito da infarto, riparato con le cellule staminali. Adesso dicono che le cellule staminali non funzionano. Fanteria, ambientalisti contro il club di Ferri. Francesca Neri, le mie vacanze, solo natura, mai in discoteca. In discoteca ci va tutto l'anno, magari. La principessa, nozze reali, la principessa conquista la Norvegia. Fondi, rincari record per le commissioni. D'ottobre scatta un'ondata di aumenti, con punte anche del 400%. Come adesso. Mazzola, così sono diventato il numero 2 di Cisco. Gao Xingyang, ritorno al paese dei sogni perduti. C'era una volta la Cina che ormai vive soltanto nel regno della memoria e della bellezza. Insomma, la Cina che per modernizzarsi ha distrutto tutto quello che era vecchio. Capitano, se gli italiani andassero a scuola di restauro, stelle al veleno, le biografie di Hollywood. Vediamo se faccio un tempo a fare un unico video in pratica, perché io ho scoperto che per il momento ho trovato solo questi tre giornali. Pensavo che erano di più, ma no, sì, sono vabbè. Comunque, più avanti farò di questi altri due che mi restano. Gli altri no, non li voglio leggere. Sono troppi. Per il momento aspetterò dei mesi. Allora, questa è stata l'edicola di Saint-Jean dopo il prologo. E vabbè, potrei fare un video di 30 minuti, ma poi è più pesante a caricarlo. Allora, se vi è piaciuto questo editoriale, questa edicola, votate mi piace, iscrivetevi al canale, fate dei commenti, io li filtro perché meglio così. E poi fate clic nel banner pubblicitario, mi raccomando, così mi date qualche centesimo. E tu, Travaglio Marco, mi raccomando, se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, io che mi occupo di editoriali, sto qua.
Un saluto a tutti e tutte, mi raccomando, forza e coraggio. E poi se mi mandate dei video facendo accattatevillo, così no? Accattatevillo, oppure niente cocò di meno che okay? Io quei video non so come si faccia, ma li metto in coda ai miei. Ciao, magari caricateli nel vostro canale di YouTube e poi mettete in Common Creative, così io posso combinarli ai miei video. E se siete molti, meglio. Fai così: accattatevillo, appuntando l'indice, no? E poi, oppure, niente cocò di meno che, okay? E poi fatelo anche creativamente a modo vostro. Per vedere come io lo faccio, guardate i miei commentari ai libri nell'angolo letterario. Ciao.